faccio partire dal fa, così è meglio. Fa, sol, la, si, do diesis, sol re bemolle, non cambia niente, mi bemolle, perché dopo torna a avere il fa. Se io ho invece sotto una scala che parte dal fa e faccio che fa sol, perché l'alfa è quella che parte dal do e beta è quella che parte dal do diesis. Questo invece è un fa, che è una scala minore melodica, un fa lide bemolle 7, però è una scala minore melodica. Qui sotto, tornando al discorso della diminuita, faccio fa, metto sol bemolle, la bemolle, la. Cioè, praticamente qua c'è un semitono, qua c'è un tono, qua c'è un semitono, si, poi metto il nostro do, semitono, poi re, e poi c'è il semitono mi bemolle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 suoni. Questo suono qua è stato trasformato in due suoni. Che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che io posso passare da una scala di normale diatonica ad una scala esatonale, ad una scala diminuita, muovendo solo una nota per volta. Questo è un arpeggio di do in modo che stabilisco la tonalità. Faccio la scala minore melodica. Io da questa scala qua posso semplicemente passare all'esatonale alterando, tolgo il do, re e vado a fare il do diesis. Di conseguenza ho fatto il do per stabilire la tonalità. Adesso tolgo il do. Il do è al basso. Nell'esatonale, quando faccio la scala esatonale mi riferisco ad accordi posti in posizione diversa, cioè qui non ho un do, io adesso sto lavorando con una scala di do, sempre in do minore. Do minore melodico sempre. Un attimo perché bisogna chiarire bene, questa è la diminuita e in questo caso è la diminuita, dunque questo come riferimento prendiamo la alfa, quindi faccio do, re, mi bemolle, fa, eccetera eccetera, di nuovo minore melodico per far sentire la sonorità. Vado sulla diminuita. Melodica. Esatonale.
accordi? Cioè, praticamente che cosa succede poi? Che se io vado a mettere un qualcosa che ci sta qua, qui ci starebbe Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, che è una cosa diversa, ma questo mi diventa una scala di Do maggiore, partendo dal Fa, che in questo caso, siccome però ho voluto riferire tutto al Do, anche se qua non c'è, Do minore, prendo praticamente questo Do, se questo è un lidio, Fa lidio si chiama, Fa, Sol, La, Si, Do, questo Do è Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, partendo dal Fa diventa Fa lidio. Ok. Qui il Do è questo, e ha la sua terza minore. Qui il Do è questo, qui il Do non c'è. Però, che cosa succede? Che io posso passare automaticamente su questo Do che è minore. Io sto lavorando adesso su un Do minore settima, che però può essere tutta questa roba qua, cioè Do minore melodico, dove, facciamo attenzione a questa cosa, qui c'è un Mi bemolle, qui c'è un Mi. Il che vuol dire che tutto quello che mi funziona sul Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, mi funziona su questa qua, mi funziona su questa qua, mi funziona su questa qua. Questo è stato che prendo. È duro da ascoltare. Scala maggiore. Cioè modo dorico, non scala maggiore. Minore melodica. Vado sull'esatonale, solo che non ho il Do, devo stare attento a risolvermi sul Mi bemolle, perché là non ho il Do, però tutte le note funzionano, solo che devo stare attento a non cercare il Do, non ce l'ho. Melodica, cioè praticamente passo, sto lavorando sulle scale, sto passando da tutti i sistemi della scala minore melodica, scala minore, scala maggiore, esatonale, diminuita, legandoli insieme e creando quindi solo un movimento di una nota per volta.